Un'edizione particolare è questa della 40esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'Associazione Comuni d'Italia, perché ci sarà l'ultimo discorso in qualità di Presidente ANCI di Antonio De Caro. Ne parliamo con il Sindaco di Trigiano. Sì, sarà una giornata particolarmente emozionante, credo per tutti i sindaci e in particolare per noi sindaci della città metropolitana. Avendo un rapporto diretto di conoscenza con il nostro sindaco e quindi siamo tutti fortemente emozionati, sono certo che anche lui sarà emozionato al momento del suo discorso e noi saremo tutti con lui a fare da cornice in questa bellissima giornata. È la 40esima edizione dell'Assemblea dei Sindaci, ma l'Assemblea è sempre di estrema attualità perché gli argomenti sono sempre all'ordine del giorno. Trigiano porta avanti la teoria della legalità, è la città di Dicillo, pertanto non poteva essere diversamente anche qui a Genova in questa 40esima assemblea. Sì, Trigiano è la città di Rocco Dicillo, Rocco è stato un nostro concittadino che il 23 maggio 1993 perse la vita nell'occasione della strage di Capaci. Nonostante siano passati 31 anni da quel momento, la città di Trigiano ricorda sempre ogni anno in quell'evento. Inoltre noi abbiamo istituito un mese intero per la legalità nel mese di maggio, ma adesso ci siamo anche allargati in tutto l'anno, quindi abbiamo eventi continui che soprattutto richiamano l'attenzione, ecco, ai ragazzi, perché loro non hanno vissuto quel momento come l'abbiamo vissuto noi e quindi non conoscono il tenore e la gravità. Tutti questi eventi sono finalizzati soprattutto a narrare quello che accade quei giorni e la forte e veemente reazione dello Stato che poi ha portato all'arresto di tutti i capi mafia. L'ultimo è stato Matteo Messina Denaro, forse l'unico con un po' di ritardo, perché poi gli altri furono arrestati entro un anno dalla strage. Quindi per noi il tema della legalità è un tema centrale. Quest'anno è in corsa tuttora una mostra nel centro storico, è una mostra all'aperto, quindi siete tutti invitati a venire a Trigiano, di Maimuna Guerresi, che è un'artista italo-senegalese, la quale espone queste opere contemporaneamente, anche espone al Tate Modern di Londra e un po' in tutta Europa. Ce l'abbiamo anche nella nostra comunità, quindi fino a dicembre questa mostra è aperta. Io invito tutti soprattutto a portare i ragazzi e le scolaresche.